Riapriamo il porto, vengo io con la ruspa, così il vescovo Armando Trasarti in occasione della festa del mare celebrata ieri a Fano. Parole queste pronunciate durante un'omelia che tornano sull'emergenza del dragaggio, un problema che sta mettendo in ginocchio la marineria fanese. La Santa Messa è stata celebrata da Sua Eccellenza alla presenza delle autorità cittadine dopo la benedizione della corona al molo di Ponente deposta dal sindaco Massimo Seri alla statua La Tempesta, a ricordo dei caduti del mare nel 51esimo anniversario della tragedia dell'8 giugno 1964. Poi il tradizionale momento della premiazione dei lupi di mare. Nello Arcangeloni, Luigi Carboni, Sauro Ciavaglia e Aurelio Pedini, a cui è stata consegnata una targa ricordo. A seguire la commemorazione del fanese Giovanni Franchini nel centenario della scomparsa. Il sottonocchiere, infatti, per il 5 agosto 1915 a bordo del sommergibile Nereide, affondato dalla marina austro-ungarica. Il Nereide che abbandonò la banchina, prendendo il mare a tutta forza, eseguendo nel contempo la manovra di immersione rapida. Si è poi passati alla consegna della bandiera blu da parte di un delegato FEE, Fondazione per l'Educazione Ambientale, alle autorità fanesi. Le nuvole invece non hanno fermato la spettacolare uscita in mare di centinaia di imbarcazioni che hanno fatto da cornice alla Queen Elizabeth, da dove è stata gettata in mare una corona ad onore di tutti i caduti. Applauso. Come da tradizione, uno spettacolo pirotecnico ha concluso in Sassonia la festa del mare.